Allora, qui dobbiamo rifacciamo un piccolo salto nei manga per agevolare l'estrazione. Oh, Planet Shoujo per le ragazze 100.000. Adesso qua voglio una recensione al volo. Incontrare l'anima gemella, scoprire chi ci corrisponde, vivere l'amore più dolce e crudele. Ah, quindi proprio tipo beautiful qua, eh. Quante probabilità ci sono che ciò accada? Scommettiamo che accadrà in questo fumetto. E vi facciamo vedere un po', vabbè. Ecco qua. I disegni non sono proprio classici da shoujo, eh. Sono un pochettino più elaborati e già la cosa non dispiace. Poi vabbè, per quanto riguarda la storia, più di quello non sappiamo, anche perché è il primo numero. Ma siamo sicuri che i nostri clienti che lo leggeranno ci faranno un'attenta recensione il prima possibile. Oh, qui abbiamo il numero 6 di Revenge Classroom. Quindi continua la vendetta di questa studentessa diabolica che ne ha subite talmente tante e decide di eliminare sistematicamente tutti i suoi compagni di classe nei modi più cruenti possibili. Quindi uno splatterone a tema scolastico. Se vi piace il genere, uno dei migliori esponenti attualmente in circolazione. Ancora manga? Ancora manga con Shin Lupin, il numero 2. Quindi seconda saga delle avventure di Lupin. Ecco qua. Sempre le copertine riprese dal manga e dipinte a mano, apparentemente. È la seconda serie di Lupin, questa qua. Quindi, teoricamente, giacca rossa. Ok. Allora, qui abbiamo un altro volumone omnibus. Venerdì 12, quindi di Leo Ortolani. Ratman. La saga completa, 320 pagine di Venerdì 12. E quindi un volumone di prestigio anche qua di Leo Ortolani con le migliori avventure di Ratman. Se non avete mai letto niente di Leo Ortolani, soprattutto di Ratman, ve lo consigliamo perché è impossibile non scassarsi dal ridere ridendo, guardando una cosa di Leo Ortolani, veramente un grandissimo. Metto qua. Metti sopra. Ah, ma vedo che di manga ne abbiamo ancora. Di manga ne abbiamo ancora, ma prima qua sotto c'è un Razza Suprema che non fa mai male, solo che adesso è infilato sotto, mi ha fregato alla grande, rimettiamolo qua. Sai che allora quella lì sarà quella normale e le altre due sono le variant? Non lo so, sembra strano che ci sia Wonder Woman, però può darsi, può darsi. Ah, secondo numero attesissimo che finalmente in vacanza sono riuscito a leggere il primo e nonostante sia un reboot tra virgolette, diciamo in corso dell'opera, perché è una ripartenza dei Transformers dopo che è finita tutta la saga, quindi storia molto particolare con la guerra tra Decepticons e Autobot terminata, quindi non dico che sono alleati, però quasi, ecco, si riunificano un po' tutti gli Autobot sul pianeta Cybertron e niente, poi il resto, l'incipit è questo, diciamo, ecco, ci sono altri nemici, altri problemi da risolvere ed è carino vedere gli Autobot e i Decepticon che collaborano in una certa maniera. Collaborano anche perché Megatron è scomparso e Optimus Prime tra virgolette pure. Il primo volume si intitolava La morte di Optimus Prime, in realtà non è proprio morto, questo ve lo diciamo, però comunque disegno molto carino, anche queste tavole qui. Vabbè, se vi piacciono i robottoni in generale o siete fan dei Transformers, qui c'è anche la pubblicità dei Power Rangers. Non perdetelo, a me è piaciuto veramente tanto il primo numero, pur non avendo, cioè avendo seguito tutto il cartone vecchio, ma mi sono perso un po' le ultime cose moderne di Transformers, però ritroverete tutti gli amici di sempre. Ok, e adesso qui sono tutti infilati in verticale. Comincia a prendere, poi quello che esce non sono facile, sono proprio incastrati male. Allora, vediamo un po'. Ho pescato bene con Levius Est volume 2. Non fammi sti scherzetti. Scusa. Eccoci qua. Copertina d'artista, direi. Questa serie è molto bella, sia per il disegno particolare. È una serie ambientazione steampunk vittoriana con lottatori di box robotica. Quindi ci sono le protesi robotiche che vanno a vapore, chiaramente, perché essendo un universo steampunk.
E niente, c'è questo sport della box robotica che, sul quale si basa un po' tutta l'economia, sia del fumetto che del mondo ritratto in questo fumetto. Levius è uno dei protagonisti che aspira a diventare uno dei migliori atleti in questo campo. Chiaramente poi c'è una mega corporazione che controlla tutto, ci sono dei nemici, vabbè, il classico. Diciamo che la storia è abbastanza classica, ricorda un po' l'Uomo Tigre, ecco, in versione steampunk, ma il disegno e le trovate che ci sono in questo fumetto sono molto particolari. Da un altro classico, un'altra novità, vi facciamo vedere Alita Mars Chronicles. Quindi questo è un prequel della storia classica di Alita, quindi del classico Alita che è terminato con la nuova edizione recentemente, capolavoro assoluto, ve lo consiglio. Questo penso sia inedito e quindi il disegno è simile, anche se non bello e articolato come quello di Alita. Bisogna leggerlo, vediamo un po' se sarà, cioè se è all'altezza della storia classica. C'è Alita da bambina, non finirà bene, questo lo sappiamo già, perché Alita poi è quel che è, però comunque. Allora, andiamo avanti qui con Alita. C'è un altro Alita e abbiamo un altro Levius anche. Ma numero 31 di Kingdom. È novità questa secondo te? Ma J-Pop, serie seguita da alcuni nostri clienti che ce l'hanno ordinato, ma non mi ricordo, sai. Comunque si parla di guerra nell'impero cinese. E voilà, e via Kingdom. Via Kingdom. Butta sopra, butta su. Mettiamo tutto sopra. Che qua ce n'è ancora di roba. Sì. Ce n'è. Allora, qui abbiamo un altro numero di Revenge Classroom e Osama Game, l'inizio, numero 2 di 6. Quindi prequel di Osama Game, che sta uscendo anche quello, ristampa recentemente. Questo è l'inizio, quindi come è iniziato tutto questo gioco sadico. Ok. Vediamo un po'. Qui li hanno messi proprio come capitava. Qui è grande roba. Vabbè, abbiamo un Guns 21, nuovo numero. Okay. Che cambia di nuovo colore. Prima era rosso, poi è diventato blu, adesso è nero. Non sappiamo se saranno tre cicli, probabilmente. Vabbè, Guns lo conoscete, solito disegno. Sì. Fotorealistico, anche perché per i fondali l'autore si ispira proprio a delle fotografie già esistenti, che scannerizza a volte le completa a mano. Molto particolare. Poi, attesissimo numero 4 di No Guns Life, che io consiglio proprio a pugni al cielo, cioè, quindi quando esce bisogna alzare i pugni al cielo, più che altro perché siamo già in pari col Giappone, dopo le prime uscite non è più uscito da parecchio tempo. Storia di abbastanza cyberpunk anche qui, di uomini potenziati. Il protagonista è un cacciatore d'Italia che ha una pistola al posto della testa, quindi già la partenza è furbissima. E questo manga è un incrocio tra le ambientazioni di Trigun, Cowboy Bebop e tutto quello che di meglio è uscito di questo genere, quindi cacciatore d'Italia piuttosto che tecnologia decadente a metà degli anni 90. È un po' una summa, se eravate fan. Ecco, io vi consiglio, sì, la cosa che mi ricorda di più, se vi piace Cowboy Bebop e Trigun, andate sul sicuro con No Guns Life. Purtroppo non esce molto di frequente, però è una grande serie. Ma qui proprio roba. Numero 34 di Shamo. Quindi penso sia un, non so se è nuovo. È un restock. Un restock. Sì. Carina, sì. La copertina, è così, quasi in carta riciclata. Ok, mettiamolo sotto l'open, dai, visto che è un restock. No, Soul Reviver Assault, numero 2. Quindi seconda serie di Soul Reviver con nuovi personaggi, l'ambientazione è sempre la stessa, compaiono anche i personaggi della prima serie, ricordiamo, dall'autore di GTO Great Teacher Onizuka, che si cimenta un po' come è accaduto con Tocco e Tocco Zero, con demoni, mostri e altre cose del genere. Via. Non so più dove mettere, ragazzi. Come dopo la pioggia, numero 2,
direi shoujo a nastro, no, però non è shoujo questo, mi ricordo che è un seinen, quindi non necessariamente, infatti si vede anche dal disegno. È la storia di questa ragazza che si innamora di qualcuno più grande di lui, di lei, mi ricordo, ma 45 anni, uomo di mezza età e con una 17enne, quindi storia d'amore con differenza di età. Ok. Ah, qui un'altra roba attesissima che io aspettavo di brutto. Quindi sono molto molto contento che sia uscito finalmente. E ce ne abbiamo 4 copie. Questa è uscita dalla sua copertina. Comunque, Gundam Thunderbolt numero 9. Aspettate un attimo che li rimetto a posto. Quindi, nono numero della serie Gundam Thunderbolt, una delle più belle a mio avviso. Vabbè, a parte che tutte le serie di Gundam, secondo me, trovarne una brutta è molto difficile. I fumetti sono sempre molto curati e sicuramente passano diversi check di qualità. Guardate anche la base bianca qui, non è pagina a colore. E questa è una delle più belle. Praticamente ambientata ancora nell'era classica, quindi quella del Gundam classico. E praticamente racconta le vicissitudini di due piloti delle fazioni opposte, quindi Zion e la Federazione, nelle ultime guerre di confine, sugli ultimi appunto campi di battaglia rimasti prima della fine della guerra. Andiamo avanti con Full Metal Panic 8, quindi nuova edizione di Full Metal Panic. Sicuramente avrete visto la serie anime su MTV all'epoca, che ha reso famoso anche qui da noi il fumetto. Ok, mettiamola qui. È ancora lunga, ragazzi. Allora, terzo numero di... Sì, andrà diviso sto video. Di Dedede Demons Dedede Destruction. Ok, quindi Inio Asano, la nuova serie. Io la sto leggendo, non ho ancora capito cosa sto leggendo, ma è veramente fantastico, qualsiasi roba sia, quindi ve la consiglio. Le tavole sono allucinanti, c'è un dettaglio di particolare, a differenza di Gantz, come vediamo prima, qui tutto disegnato a mano. Quindi c'è un lavoro dietro questa serie non indifferente. Parla comunque di una nave aliena che da anni staziona su Tokyo e sulle altre principali città. Non sono ostili, non si sa che cosa vogliano, e racconta della vita di alcune studentesse amiche in una città con questo UFO sopra la testa. Allora, qua torniamo su No Guns Life numero 4. Altri numeri. Oh, Die Wehrgelder, o come diamone si pronuncia, numero 3 della sanguinolenta serie di Samura. Particolare il disegno, molto molto strano. È una serie, vabbè, molto hard-boiled, stile Tarantino, ecco, è la cosa che più ci si avvicina. Quindi spionaggio, violenza e un po' chi più ne ha più ne mette. Disegno molto crudo, violento, però affascinante. Ok. Allora, andiamo avanti con un po' di J-pop. Allora, di J-pop abbiamo qua Monster Musume, che non riesco a capire neanche... Ragazzi, mettetevi comodi, prendetevi parte... una bibita, delle patatine. Non riesco io a capire da che parte è girato. Non so più dove mettere. Vabbè, mettiamoli qui sulla... Perché sarà ancora lunga la cosa. Sì, ce n'è qua. Quindi Monster Musume numero 6. Con la donna ragno, di cui tra l'altro ho visto dei cosplay incredibili in giro, vabbè, comunque. E vabbè, continua la storia di questo ragazzo sfigato, tra virgolette... piuttosto che fortunato, che si trova ad avere in casa tutte queste ragazze, diciamo, però mezze creature, mezze donne. Quindi una sorta di fumetto harem come al solito, cioè di cui se ne sono visti diversi, però con questa cosa in più particolare. Ok, abbiamo un nuovo numero 4 di Mazinger Angels, quindi Gonagai ritorna e ci racconta, salutiamo intanto clienti che entrano, vanno e vengono, appunto... la lotta contro le bestie meccaniche del Dottor Hell vista dalla parte delle eroine, diciamo, che sono sempre delle comprimare nelle serie classiche di Mazinga, Goldek, eccetera, eccetera, ma qui sono le protagoniste. Mettiamolo qui. Poi,
Re 0. Mi sembra strano ce ne sia solo uno, probabilmente ce ne saranno altri. Comunque il numero 2. Ricordiamo che era uscito il cofanetto con i primi due numeri uno insieme all'altro, e questo qui invece è il numero 2 separato per chi avesse preso soltanto un numero singolarmente. Classico disegno J-pop, pochi particolari di sfondo, però diciamo che sono le storie quelle che appassionano tutti quelli che leggono questo genere. Fantasy. Lo mettiamo. Oh, ok. Allora, andiamo avanti. Siamo quasi a metà dello scatolone con numero 5. Il 5, sì. Di Seven Garden. Questa storia con vampiri, fantasy vittoriano, e non è solo per ragazze, diciamo che è un po' per tutte gli audience. Ci sono, ah no, non è vampiri questo, scusatemi, ho fatto mente locale che è il 15° fumetto che stiamo guardando. Allora, no, sono angeli e demoni qua, lotta tra angeli e demoni. Disegni molto carini comunque. E anche sfondi più dettagliati della media dei, dei fumetti J-pop. Ok, Tokyo Ghoul Re numero 5. Questo direi che è una ristamp, cioè un, o è quello nuovo. No, forse è nuovo. Non mi ricordo più, il 5 ti ricordi se è già uscito? Il 5, sì, sì. Ah, ok, quindi mi sembra di sì, eh. Adesso ho perso un attimo il conto che... Sicuramente l'avevano finito, non mi ricordo la copertina però. Comunque, seconda serie di Tokyo Ghoul. Ok. E poi rimaniamo sempre in J-pop, Golden Kamuy il 3, no, questo è un restock. Anche perché se ce ne sono solo due vuol dire che è un restock. Sì, sì, sì. Ok, e Soul Reviver Saur 2, l'abbiamo già visto, dove l'ho messo? Qua. Ok, ultima fila di fumetti. Vediamo la fine in fondo al tunnel. Allora, ricordate che poi ci sono anche i gadget. Vabbè, ma quelli sono. Numero 6 di Twin Star Exorcist. Quindi shoujo. No, no, non è uno shoujo. Non è shoujo. No, 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 Twin Star no. Ah, Twin Star no, è uno shonen. È uno shonen classico. Ah, sì, sì, è vero. Twin Star shonen sugli esorcisti. Ok. E vabbè, la storia di questi due ragazzi che sono gemelli. No, veramente questi due ragazzi in teoria si devono sposare anche se non vogliono. Ok, non erano gemelli. No, no, no. Questo okay. Qui l'avevo iniziato a leggere io, adesso sono un po' indietro con i numeri, quindi... E sono esorcisti. E sono esorcisti. Ok. Perché Twin Star, chiamandosi Twin, mi è venuto subito da pensare ai gemelli. Voilà, allora, Fairy Tail numero 20... della New Edition, eccolo qua, solita copertina bianca, quindi copertina bianca, copertina bianca con le alette come molte New Edition stile quella di Dragon Ball, diciamo, certo. Per dirne una, ed è il numero 20, sì. Ok, quindi io anche qui sono rimasto un bel po' indietro a leggere Fairy Tail, poi ve lo sparerò tutto in una volta. Pif, ne abbiamo ancora di strada prima di arrivare Anche perché i volumi di questi sono identici a quelli dell'altra edizione, non è che sono più grandi. Eh sì. Ok, qui ce ne abbiamo solo uno per di questi, ma per ora parrebbe di sì. Quindi, Ispettore Akane Tsunemori, 3 di 6. Quindi, Psycho Pass, storia, appunto, lo ricordiamo, era uscita quella di Shinya Kogami, quindi prequel, quando era ancora un ispettore. Adesso invece qui... è un esecutore e la storia si svolge tra le due serie dello Psycho Pass Classic, quindi se avete visto l'anime è utile perché diciamo definisce un pochettino di più la questione. Oh, Naruto 72, ultimo, eccolo qua, ultimo numero, quindi sì. Finisce Naruto di nuovo, sì, in versione okay. Rossa, versione rossa, ultimo numero di Naruto e poi tutti pronti per Boruto, che dovrebbe uscire a novembre. Quindi abbiamo un altro. Ho visto che dobbiamo dei restock di Maniera sì. Accademia, perché anche il 9 era già uscito. Sì, 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 sono restock. Ok, numero 2, numero 9. Ok. Qui abbiamo il 74 invece di One Piece. Questo è nuovo. Novità. Della New. Sì, New Edition. Non ha le alette questo.
tanto. Ecco qua che sta cadendo tutto nel frattempo. E One Piece lo mettiamo qua. Nuovo Otaku Teacher. Otaku Teacher numero 7. Quindi altra novità. Ecco qui. Mettiamolo qui sopra. Di questa storia, appunto, di questo super nerd otaku che diventa un professore con buoni risultati anche in una delle scuole più temibili del Giappone. Ok, qui abbiamo Kenichi, amici, leggete Kenichi, io... Perché tutti quelli che lo iniziano poi... Tutti quelli che lo iniziano non possono più farne a meno. Infatti. Ecco qua, numero 42. La copertina, aspetta che merita. Okay. Sì, c'è la maestra di spada con il suo topolino. Topino. Esperto di arti marziali anche il topino, chiaramente. Ecco qua. Quindi c'è l'attacco nella storia, c'è l'attacco all'organizzazione criminale, quella più grossa, non spieghiamo altro. Ah, ecco, quindi sembrava che non ne avessimo più, e Black Clover sia. L'abbiamo già visto prima. Infatti era strano che ce ne fosse uno solo. Esatto. C'è Conan, Detective Conan numero 90. Attenzione, la paura. Abbiamo anche i numeri dell'8. Quindi nuovo numero di Detective Conan. E mi sembra anche più spesso del solito, come volumetto. Quindi la storia sarà pregna. Oh, Honey! Eccolo. E adesso andiamo a fare il show. Ce n'è solo uno, ma iniziamo a farvi vedere questo. Honey numero 3. E qui siamo nello shoujo andante. Sì. Eccolo qui, qui c'è la storia, potete leggervela. Potrei provare a leggerla al contrario, ma non mi sembra il caso. Dai, tanto messo. Ok. Ho fatto la zoomata così. Bravissimo. E Mission... per non parlare del mitico, perché ormai Mission of Love, che piace a lui e piace a lei. Ci sono sempre questi triangoli sulle copertine dove si pasticciano. E quindi a noi piacciono le copertine. La storia purtroppo non ve la so spiegare nei minimi particolari. Comunque si tratta di un triangolo amoroso, appunto, tra due ragazzi, anche se non sembrerebbe, vabbè, è una ragazza. Anche questo fumetto apprezzato tantissimo anche dagli uomini, dai maschietti, che abbiamo diversi lettori assidui di questo Mission of Love. Chissà perché. Allora, ecco qua, Aikyu, l'asso del volley, quindi mitico manga a tema sportivo che va per la maggiore, anche qui un po' sulle orme di Ollie e Benji, Mida Shiro, sì. Slam Dunk, eccetera, tutti gli Spokon più famosi, esatto. Allora, qui abbiamo un altro Gantz. Qui abbiamo Gintama, numero 30, quindi novità, con un bel ninja, che fa anche una brutta fine, quindi, però non spoileriamo oltre. Ok, quindi Gintama, e lo mettiamo qua. Ok, prendo un blocco questo, così facciamo un po' di spazio, buttando lo scatolone, buttate gli scatoloni, e abbiamo Prison School. Eccolo qua. Numero 19, chissà se finirà al 20. La storia sta andando verso il finale, quindi secondo me è probabile, però non si sa. Vedere dalla copertina, probabilmente no. Vabbè, le copertine sono un po' a cavolo di cane, non è proprio la storia di lei da giovane, no? Forse sì, di questo personaggio qui, che è uno dei personaggi nuovi della seconda serie, una delle ragazze. E concludiamo in bellezza. Concludiamo in bellezza con Episodio G, Assassin numero 6. Quindi, dalla stessa autrice di Episodio G, qui c'è un Libra. Ragazzi, guardate le tavole. Le tavole, coloratissime. Ah, qui... sono anche andati un po' a risparmio sulla carta, rispetto agli altri. Si vede che quella super patinata costava troppo. Infatti è un po' più opaca. Ah, oh, ecco, guarda lì. Quando sparano i colpi speciali, vabbè, tutto super decorato come... le stesse armature d'oro. Qui c'è dragone, vediamo un po' se c'è un'armatura. No, manco. Ecco, ecco, vedete che le armature sono tutte finemente cesellate, vedete lì sugli spallacci tutti i draghi. Cioè, per carità, a livello
estetico sono molto curate, perché... Sì, però vedi che queste tavole sono molto confusionate. Quello sì. E qui a colori direi che sono più chiare, perché leggendo anche episodio G, se l'avete letto, ci sono, quando è in bianco e nero spesso non si capisce proprio cosa stai guardando. Ok, direi che per oggi è tutto. Cicre, per oggi è tutto. Un po' di casino, no, aspetta, mi ha fatto la sorpresa dei gadget finali. Per oggi è tutto per i fumetti. Dicevo, c'è un po' di casino perché li abbiamo dovuti mettere tutti uno sopra l'altro, gli americani non si vedono molto, ma concluderemo con appunto queste due sorprese. Una mi servirà probabilmente un tagliarino, vabbè, ci proviamo poi dopo da prima. Ma intanto vi facciamo vedere, come ne avete già visti degli altri, poster di One Piece di Sanji, della seconda serie qui. Sì, sì, questa qui è già quella aggiornata. Non c'è più quello strano, che piaceva un sacco quello della prima, della verità. Comunque. Poster di Sanji, questo materiale plasticato, sono molto carini questi poster perché non si rovinano facilmente. Cioè, anche se li stropicciate, tornano subito come nuovo. Ok, e poi, qui adesso vediamo. No, è impossibile. Dici che è impossibile? Impossibile. Vai, vai, che tanto faccio una panoramica dall'alto. Panoramica. A parte che non si vedono tutti i manga perché li abbiamo messi uno sopra l'altro, perché è troppa roba. Vabbè, c'è troppa roba, il tavolo è quello che è. Purtroppo sono comunque 3 settimane di fumetti arretrati. Ma qui ci sono 2 chicche. Sì. Allora, iniziamo da quella più classica, che mancava, se avete visto gli unboxing precedenti, facile come avere un bicchiere d'acqua, ok. C'erano arrivate tutte le pop di The Witcher, quelle nuove, e mancava lei, Yennefer. Quindi è arrivata anche lei. E vedete, la serie è questa qui. Gli altri 3 personaggi li avevate visti, probabilmente. Sì, manca solo Triss. Anche Triss, sì. Triss manca ancora all'appello. E poi abbiamo una chicca piccolina. E quindi, novità che stanno uscendo adesso, ecco qua, praticamente kit di montaggio dei mezzi di Dragon Ball. Quindi Bandai Mecha Collection. In questo caso parliamo della moto di Bulma, quella con cui inizia la serie, ecco qui. Ma la cosa che mi premeva, sono piccolini questi modellini. Non si capisce se c'è anche... Esatto, voglio capire se ci sono le miniaturine dentro. Perché? No. No, sì, sì, ci sono, guarda qui. No, ci sono? Sì, sì. C'è Goku e Bulma, sono da dipingere chiaramente. Non li vedo. Guarda, sono questi qua. Ah, ok, vero. C'è vedi, qui c'è la testa di Goku, qui c'è Bulmina, la vedi da dietro così. Ah, ma allora sono totali. Sì, eh. Io pensavo non ci fossero i personaggi, invece... Ci sono i... Sì, chiaramente sono di plastica nera, qui sono già dipingi, sì, sono da dipingere. Sono da dipingere, come anche tutto il modello, del resto. Sì, sì. Però sono modellini. Qui c'è un piccolo catalogo anche, Mecha Collection di Dragon Ball, che ci fa vedere anche le prossime uscite. Questa qui. Ah, tutte le parti, bello. Sono le parti, poi c'è il disco volante, abbiamo la motoretta, l'aeroplano, quello che è. Ah, questa è la macchina di Yamcha. Sì. Figo. In mezzo lì. Ah, beh. Ah, il pulmino. Il pulmino. Ah, c'è anche l'aeroplano qui. Cos'è, di Pilaf questo, forse? Forse sì. Ok. Qui c'è la guida anche ai colori, quindi vi dice che colori servono per dipingerlo. E le istruzioni del montaggio. Per montare, infatti, ovviamente. Ecco qua. Sì, è molto semplice. Sì, sì, sono proprio kit facili da assemblare. Però comunque... Se siete fan di Dragon Ball, è una cosa interessante. Perfetto, questa volta abbiamo forse davvero finito. Mettiamoci qui anche questi 2 gadget. Noi, visto che sarete già stufi di vedere tutto questo super filmatone, o vediamo poi se lo divideremo in 2, comunque sia, vi salutiamo, vi invitiamo come sempre a seguirci. Seguirci dove? Sul nostro canale YouTube, quindi iscrivetevi al canale. Likeate i nostri video e diteci cosa ne pensate. Venite a trovarci sulla pagina Facebook, quindi mettete un like alla nostra pagina Facebook a Kibastop, semplicissima da trovare. Anche lì ci sono sempre le foto di tutte le novità che ci arrivano in negozio. E se siete di Alessandria o dintorni, veniteci a trovare qui in negozio, piazza Giacomo Matteotti 28, vi ricordiamo, ad Alessandria. Matteo e Alex direi che vi salutano per oggi e vi diamo l'appuntamento chiaramente al prossimo video. Ciao ciao. Ciao a tutti.